mattina mi sto svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento. Professionalmente per l'amministrazione pubblica e da dilettante un media attivista molto particolare. Non vi siete persi molto. Mi occupo un po' di comunicazione, pochino, professionalmente per la pubblica amministrazione e su Facebook apro ogni tanto delle pagine di pura testimonianza oltre al mio account. Quella che mi dà più soddisfazione, l'ho aperto un anno e mezzo fa, è dedicata a Falcone Borsellino e viaggia verso 500.000. La cosa che mi ha stupito è che ci siano 500.000 quasi fan e aumentano, nonostante io abbia scritto nell'occhiello sotto le loro foto che l'amministratore Palandreozzi è spiccatamente di sinistra, e questo non ha turbato molti sonni, per fortuna.
però è difficile gestirla, nel senso che mi rendo conto per farlo tutti i giorni che bisogna avere anche la responsabilità delle volte di prendere delle decisioni impopolari, come bannare degli interventi o bloccare addirittura una persona, perché altrimenti quello che può essere uno strumento di conoscenza e di confronto reciproco rischia di diventare il gallinaio televisivo, per quello c'è già la televisione, non raggiungerei mai l'originale e quindi preferisco fare un'altra cosa, ci riesco. Questo lo dico perché secondo me uno degli scopi di questo incontro, e finalmente ci vediamo anche in volto, è di trovare una sintesi dialettica tra la genesi tutta virtuale del popolo Viola, che si è tradotta in pochi, uno enorme, momenti di realtà, ossia il 5 dicembre, e in qualche altro momento, e appunto l'altro aspetto, che è quello del reale, il nostro terreno di prossima crescita. Questi due aspetti del popolo Viola, virtuale e reale, credo che non debbano essere persi entrambi, ovviamente, e debbano invece sostenersi a vicenda, anche con delle cose piccole, simboliche. Per esempio, rilacciandomi alla domanda che faceva prima, mi sembra lui di Bracciano, chi accredita chi, questo è un momento chiaramente di transizione in cui non ci si può aspettare di seguire uno statuto che tra l'altro non esiste, o le regole della democrazia immortale, e quindi chi fa decide e si mette in mostra, e giustamente è il primo ad essere chiamato a fare di nuovo la volta dopo, finché non verrà costruita una nuova forza che prende il posto dei primi. Però simbolicamente vorrei che questa assemblea reale accreditasse ufficialmente per acclamazione i rappresentanti e referenti di Roma a Napoli, ossia Francesco Nizzoli, Emanuele Toscano. Emiliano Toscano. Se mai servisse la patente di Roma ce l'avete. E propongo anche uno o due cose che possano dire, se l'assemblea li riterrà proposte buone, dire all'incontro tra i referenti nazionali. Una è questa: rispetto all'ordine del giorno dell'incontro di dopodomani, all'ultimo punto c'è la proposta di formare tre gruppi di lavoro. Allora, che sono essenziali, fondamentali, aspetti giuridici, autofinanziamento e comunicazione. Allora, ne proporrei un altro, cioè vorrei che voi ne proponeste un altro che fa un po', si matcha un po', che brutta parola, con quello che diceva prima lui, ossia anche l'aspetto culturale, una specie di idea di seminario di formazione, perché il popolo Viola possa autoinformarsi grazie a qualcuno che si prende responsabilità di farlo e poi di metterlo a beneficio di tutti, su quello che è la realtà delle forze in campo, perché la nostra parola d'ordine, e non la perdiamo per carità, perché ha permesso, benché sia una semplificazione geniale, battere Berlusconi, ha permesso di coagulare tantissimo malcontento. Ma il problema non è Berlusconi, e neanche il berlusconismo, e neanche la maggioranza che lo sostiene, un minuto. Ma ci sono delle forze enormi sopra la nostra e perfino le loro teste, che vanno dalla ristrutturazione capitalistica, qualunque cosa sia. Beh, insegnatecele, qualcuno le insegni a tutti gli altri. Seminari di economia, storia contemporanea, geopolitica, quello che sia. Chi si candida avrà un gettone, il mio amore per tutta la vita. E una... Non diciamolo questo. L'ultima cosa, chiudo. L'altra proposta che potremmo fare per gestire in maniera che balli meno in curva, come ha fatto in questi giorni la nostra faccia virtuale, cioè sia il sito del popolo Viola di Roma, sia il sito del popolo Viola, con qualche, non so se c'era qualche personalismo, qualche appuntamento dato e poi evaporato come la manifestazione di Firenze. Bene, fino a nuovo organigramma definito, in quale modo vedremo magari grazie allo statuto, che ci sia un pool identificato e che abbia da tutti gli altri l'autorizzazione a procedere a gestire sia il popolo Viola di Roma, e sia voi dovreste proporre che ce ne sia uno per il popolo Viola italiano. Diciamo che questo è il nodo fondamentale. E però che una volta che sia riconosciuto che quello è il pool, abbia, come faccio io con Falcone e Borsellino, licenza di uccidere virtualmente. Ma è il problema statutario, non si può semplificarlo così in poco, no? Giustamente. Però è un patto d'onore che è a tempo, che quelli che stanno fuori dal pool per adesso accettano quelli che lo fanno. È chiaro che non si deve neanche sentire la puzza del protagonismo o dell'interesse personale nel gestire questa cosa. Perché non è tanto una cosa di moralismo, è la prima cosa che ti squalifica davanti a chiunque ti legge. Tutto qua.
abbiamo messo due fogli in cui gli interessati possono segnare il proprio nome, indirizzo mail e numero di telefono per appunto avere comunicazioni costanti e puntuali, in particolare sulla iniziativa puntuali, non in ritardo. Iniziativa del 1 marzo, sciopero degli stranieri, e invece lezioni di comunicazione video come da proposta di Claudio Lazzaro, quindi se vi interessa una delle due iniziative venite qua, lasciate il nome, email e numero di telefono. Grazie. Ciao a tutti, sono Paolo Andreozzi, intervengo adesso perché proprio sul merito dell'organizzazione di qualcosa che debba succedere il 30 per il sito a sostegno della Costituzione, già che l'argomento è stato preso da Carlo Cosmelli. È un giorno importante, dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi che possiamo, perché per quanto possa sembrare strano a noi, io conosco molte persone che non riescono ad associare immediatamente la grande manifestazione del 5 dicembre al popolo viola. Quindi noi dobbiamo riuscire bene sulla visibilità reale e mediatica, e questa è un'occasione grandissima, perché se c'è qualcosa che accomuna un po' tutti, di qualsiasi provenienza ideale o generazionale, faccia parte del popolo viola, è questa sorta di patriottismo costituzionale. Quindi se c'è un giorno in cui noi dobbiamo riuscire bene fuori, è il giorno in cui sosteniamo e difendiamo la Costituzione dai suoi attacchi. Detto questo cappello, che quindi dovrebbe far capire quanto dobbiamo essere meticolosi nella cura di quella giornata lì, direi che alcune delle cose che ha detto Carlo e che stanno arrivando via email a chi fa parte dei gruppi delle mailing list, tutte sono bellissime e sono tante. Quindi io credo che sia più opportuno, piuttosto che sia un solo tavolo di lavoro, un solo gruppo a coordinare tutti gli eventi di quella giornata, che ciascuno faccia capo, scelga e risponda poi a tutti di come ha pensato di mettere a punto un tassello della giornata del 30 gennaio. Una cosa sono i dubbi, di cui Carlo ha detto qualche esempio, che possono essere sottoposti all'attenzione dei passanti nella forma che quel gruppo di lavoro ideerà come la migliore possibile. Una cosa sono gli uomini sandwich, di cui ho letto, che camminano per via del corso con dei cartelloni con scritti alcuni degli articoli della Costituzione, i più importanti o i più detestati dal Presidente del Consiglio. Una cosa è bellissima il certificato di sana e robusta Costituzione, che verrà dato insieme a una copia della Costituzione ai cittadini che vengono a sostenere, anche solo per curiosità, questa manifestazione. E una cosa è l'evento letture, che secondo me va tenuto distinto da queste altre cose, ciascuna distinta, e ciascuno che va affidata come un cruscotto a un piccolo gruppo di persone che agilmente può farne la regia. Allora, sul tavolo, sul gruppo evento letture, diciamo, io all'inizio della manifestazione ho raccolto e confermo con piacere per bocca di Emanuele Toscano la volontà del popolo di Roma di mettere in campo quello che so un pochino fare sulla materia, perché tra le altre cose che faccio organizzo piccoli eventi di teatro narrazione, teatro parola, quindi ho una certa idea di come possa essere non fatta cadere la soglia dell'attenzione di un pubblico qualsiasi davanti alla proposizione di testi diversi, offerti da voci diverse che si alternano all'interno di una data unità di tempo. E chiaramente non penso di poterlo fare da solo, tra l'altro sono già arrivate molte dichiarazioni di disponibilità, sia nel suggerimento di testi, sia nella autocandidatura, essere le voci che porteranno quei testi. E quindi chiedevo, non so se Carlo, che ha credo coordinato il tavolo di lavoro sulla comunicazione, se è d'accordo a far emergere da questo tavolo di comunicazione, così per gemmazione, una cosa che si occupi soltanto dell'evento letture, e che di questo evento letture, chiaramente anche col tuo contributo di suggerimenti, possono far parte oltre me, e ho già parlato con due amiche che stanno anche loro un po' sulla materia, che sono Sara De Santis e Francesca Dei. Perfetto. Perché le proposte di lettura sono molte, le più diverse, dai testi storici dei padri della Costituzione, da Dossetti a Calamandrei, a Pertini, a Barbi, al testo famosissimo di Pericle sulla democrazia, alcune lettere dei condannati a morte della Resistenza,
alcuni articoli della Costituzione, ma io metterei anche qualche brano delle conclusioni della Commissione Anselmi, perché la P2, di cui ha indagato è molto bene, purtroppo non ce la ricordiamo più, la Commissione Anselmi in qualche modo ci governa oggi. E, però per poter far sì che appunto l'evento letture sia funzionale a tutta la giornata, chiedo all'Assemblea insomma, di darci mandato a costruirlo, e lasciando poi ampia libertà invece agli altri gruppetti, suggerisco, di lavoro, di fare nel miglior modo possibile e i dubbi, e i sandwich e lo statuto. Tutto qui. Grazie. Allora, cosa succede adesso? Adesso succede che io passo la parola a Paolo Andreozzi, perché ci sarà una storia di un'idea, press reading, memorie costituzionali a voce alta, e a seguire poi ci saranno altre persone che parleranno. Vi ringrazio, seguite attentamente perché è una cosa bellissima che hanno preparato per noi. Paolo. Viva la Costituzione! Ciao Roma! Una vita che lo voglio dire questo. Di che ci vogliamo vergognare oggi? Perché io sono 3 ore che, stando qui, sono un po' fuori dal web e quindi non so che cosa altro è successo, quale altra offesa al buon gusto, qualche altro insulto alla Costituzione. Però ce n'è sempre una al giorno di motivo per cui vergognarci. Per esempio. Però invece il motivo per cui siamo qui oggi è il contrario, non è per vergognarci, ma è per riprendere un orgoglio. C'è qualcosa di cui dobbiamo essere molto, moltissimo orgogliosi, e non è soltanto il meglio che esportiamo da Totti, Armani a Sofia Loren alla pizza, ma è la Costituzione. La Costituzione non ha una qualità letteraria paragonabile ai più grandi capolavori della nostra storia, non è un testo di De André, non è una poesia di Pasolini, non è una sceneggiatura di Fellini o un racconto di Henri De Luca. È soltanto una sequenza di parole articolate in 139 articoli, che però fa sì che io tutte le mattine, quando mi sveglio in questo paese e ci vivo, sappia di poter godere di alcuni diritti fondamentali e di onorare dei doveri che fanno, dovrebbero fare di questo paese parte del mondo civile. Allora noi dobbiamo sapere che questa sequenza di parole è frutto di un'idea, di una passione, di sangue anche, e di tantissimo pensiero. E il motivo per cui siamo qui, con una storia che ci raccontiamo insieme a voi, è perché non si perda la memoria di tutto questo sforzo di cuore e di testa che l'ha prodotta. Quindi ci racconteremo una storia oggi, non come quelle che ci raccontano con le armi di distrazione di massa, le storie delle piccole figure a 2 dimensioni che ci invadono la vita dai paparazzi alle veline, ma storia di grande pensiero e di grande passione. E ce la raccontiamo grazie alla voce e alla faccia di tanti amici che hanno sposato questa iniziativa e che conoscete e che presenteremo tutti alla fine. Adesso cominciamo con Storia di un'idea, memorie costituzionali a voce alta. Grazie. Bravo. Grazie a Gerolamo Alchieri. E adesso chiedo a tutti gli altri amici che ci hanno fatto vivere con la loro voce, hanno dato vita a delle parole che altrimenti resterebbero sulla carta durante questo pomeriggio. E quindi salgano Marco Bassetti, Michele Bevilacqua, Fabio Pappacena, Leo Cacciari, Tiziana Profumi, Alex Pascoli, Claudia Scarpa e Caterina Corsi delle Voci nel Deserto, Maria Zamponi, Mimmo Basile, Stella Maggi, il professor Carlo Cosmelli, Paolo Giovannucci, Daniele Scaglione, Enzo Aronica, Daniele Natali e Lidia Vitale. La nostra voce fuori campo, Alessandro Quarta. Grazie a tutti quelli che hanno dato corpo ed energia e notizia a questa storia di un'idea. Soprattutto a chi ha scelto insieme a me i testi, ha contattato gli interpreti, ha curato dall'inizio alla fine tutti i dettagli di questo evento, Sara De Santis.
speciale allo straordinario Paolo Andreozzi. Dopo questa votazione, qualsiasi occasione di comunicazione verso l'esterno ci venga proposta, allora la linea del Popolo di Roma è che la manifestazione del 27 febbraio è all'interno di questo trittico di comunicazione. Esatto. Poi io vorrei che anche l'appello che tanti lutti addussi agli aghei venga condiviso dall'assemblea, sono 20 righe. Non da emendare, sì o no, se no riscrivetelo. Dai. Lo slogan della manifestazione del 27 febbraio è la legge è uguale per tutti, per quanto fosse stato anche carino, legittimo un cazzo, però no. Era più bello. Manifestazione nazionale contro il legittimo impedimento a sostegno degli organi di garanzia costituzionale. Siamo persone libere, autonome dai partiti, decise a rilanciare il rinnovamento culturale e politico in questo paese, rinnovamento gioioso, pacifico e determinato che nasce con le nobili idee. L'imponente manifestazione che ha riempito Piazza San Giovanni a Roma il 5 dicembre 2009 è la grande festa di democrazia che ha colorato di viola strade e piazze in Italia e nel mondo. Noi crediamo che l'approvazione della norma sul legittimo impedimento eleverebbe di fatto un cittadino italiano al di sopra degli altri e dei principi di legalità. Violazione? No, legalità. Violazione palese della nostra carta costituzionale. Non è più tempo di indugiare, è ora che tutti ci mettano la faccia. Per questo invitiamo tutti gli esponenti della cultura e dell'informazione, della scienza e dello spettacolo, delle forze democratiche e del lavoro ad aderire e partecipare alla nostra nuova iniziativa. Per questo invitiamo tutti i cittadini alla grande manifestazione di Roma in Piazza del Popolo sabato 27 febbraio 2010 dalle ore 14.30. A 2 mesi dal Nobel Day il rischio per la democrazia è ancora più grande, perciò torniamo nella piazza a fianco alla Costituzione e a sostegno degli organi di garanzia che essa prevede. Nessuna legittimazione per chi attacca i principi della civile convivenza. Questo era il testo della votato all'unanimità. Buongiorno, voi non avete leader, capi, segretari e presidenti del Popolo Viola, cioè di quella insieme di persone, di associazioni che ha dato vita a una serie di manifestazioni e che si accinge a farne un'altra sabato. Allora, parliamo subito di questa manifestazione di sabato. Qual è il tema? Il tema è non legittimo impedimento e a sostegno degli ordini di garanzia costituzionale, però lo slogan della manifestazione del 27 febbraio, che si terrà a Roma a Piazza del Popolo dalle 14.30, in particolare è basta, la legge uguale per tutti. E in effetti, scorrendo le notizie che leggeva anche il direttore, in questo momento sembra che sia più che mai adeguato questo grido, perché non c'è giorno in cui non riscontriamo un motivo per cui i cittadini informati che hanno a cuore il buon andamento del paese in cui viviamo abbiano il buon motivo di dire appunto basta. Bardozzi, io sono Andreozzi, chiedo scusa se sbaglio sempre i nomi. Andreozzi, io sono colpito perché su di voi naturalmente ci sono due tesi. C'è una tesi che vedo in alcuni giornali che dicono vabbè, questo è il solito anti-berlusconismo, no? Quindi la richiesta è chi vi organizza. E l'altra invece tesi è questi non sono antisistema scendono in lotta per difendere la Costituzione. Allora, vi considerate un popolo che vuole tornare alla legittimità costituzionale? Vi considerate un movimento politico che vuole abbattere gli attuali governanti? No, non siamo un soggetto politico che ha il ruolo e la possibilità di abbattere gli attuali governanti, non è questo il collante che ci tiene, semmai l'altra lettura, quella giusta, sia un'unione di cittadini semplificati cromaticamente da questo colore, ma soltanto per dire in sintesi chi siamo, che ha a cuore sicuramente il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione e più in generale il rispetto di quei valori di convivenza civile che noi riteniamo, e in questo sicuramente siamo e lo confermiamo in ogni istanza anti-berlusconiani, riteniamo non debitamente presidiati dalla cultura che passa, più ancora che dalle scelte politiche, nei 15 anni di governo Berlusconi, anche se interrotto quella da centro-sinistra. Una informazione di servizio: noi cercheremo di seguire in diretta la manifestazione di sabato, come abbiamo fatto l'altra volta, cercheremo
perché naturalmente da sabato siamo già in piena parte finale della par condicio, quindi bisognerà stare attenti a non dare dal palco per esempio interventi di candidati, perché questo naturalmente non è poi naturalmente dovrà di candidati, però noi dovremmo prendere le nostre, certo, le nostre misure, perché diciamo, dare un'informazione sull'informazione sulla manifestazione è il compito di un servizio pubblico. Naturalmente il servizio pubblico deve stare, certo, alle regole che la Commissione parlamentare di vigilanza ha deciso. Allora vediamo un altro aspetto di tango, ma mentre leggevo i titoli, Paolo Andreozzi del Popolo Viola diceva: beh, ma in fondo Berlusconi si rivolge al popolo come noi? Beh, insomma, forse ci ha rubato un po' l'idea, perché ideare questa iniziativa dei Padri della Libertà, identificando come fa lui di solito molto semplicisticamente esercito del bene e esercito del male, vuol dire tra le righe che si rende conto che poi la partecipazione della gente, questa forma di democrazia partecipata nelle piazze, può essere importante nonostante lui possieda la maggior parte dei mezzi di informazione, ed è proprio quello che diciamo noi, cioè noi invitiamo i cittadini, raccogliamo una domanda politica che non trova un'offerta adeguata da parte delle istituzioni. Il Secolo ritorna sull'aspetto, diciamo, Berlusconi è un uomo così carismatico che attira consensi e coalizza, insomma coagula anche i dissensi, ma se siamo arrivati a questo... Eh beh, ci sono responsabilità almeno 30-40ennali in Sicilia e in Calabria, quindi voglio dire, c'è qualcosa di più che una responsabilità solo di un governo o di una maggioranza o peggio di un uomo? Sicuramente sì, noi non siamo anti-berlusconiani perché ci abbiamo con la persona, noi pensiamo che Berlusconi in questo momento storico rappresenti il frontman, l'immagine di un blocco di poteri forti che è incapace di gestire, o per mancanza di volontà, per mancanza di progetto, i problemi reali del paese, problemi che sicuramente si ereditano da epoche precedenti, ma che questo governo non fa nulla per risolvere. Chi vi finanzia? Com'è possibile che fate una serie di manifestazioni da soli? Assolutamente ci finanziamo da noi e non è facile. In questa particolare manifestazione del 27, qualsiasi cosa richieda l'esborso di un singolo euro, dal palco al service alla sicurezza, è tutto frutto dell'autofinanziamento del Popolo Viola, dei cittadini che lo sostengono. Per questo credo che passi qui sotto adesso, in questo momento o tra poco, l'indirizzo web 27febbraio2010.org, che è il sito grazie al quale si può aderire alla manifestazione, come tanti cittadini, intellettuali e forze e associazioni hanno già fatto, e anche sottoscrivere la somma che sarà necessaria a mettere su palco e manifestazione. Il Tempo titola una cascata di diamanti, no, non è il titolo di un film. Ciascuno sovrano nel proprio ambito di competenza, ovviamente. No, dicevo una cosa sulla finestra di politica estera prima, che dice in maniera, secondo me, palmare la differenza di impostazione dei governi d'Europa alle prese con la crisi economica e il governo italiano, che ha tutt'altra priorità. In Spagna e in Grecia sciopero generale e risposte poi opinabili d'accordo di politica economica. Qui la priorità sembra essere le intercettazioni, il legittimo impedimento e non il lavoro e non la crisi. Grazie al Paolo Andreozzi del Popolo Viola. Possiamo far vedere ancora una volta il sito e noi ci vedremo, perché seguiremo la manifestazione 27 febbraio, sabato ore 14, Piazza del Popolo. Allora, il clandestino rischia di e vi ricordiamo che stiamo rilasciando i certificati di legittimo impedimento nella zona intorno all'obelisco, li potete ritirare. Se avete qualche processo in corso, andate subito, sarete esonerati dal presentarvi. Sentite, come potete immaginare, questa è una manifestazione autofinanziata. Ci sono dei ragazzi in giro per tutta la piazza che stanno raccogliendo dei fondi, perché logicamente dobbiamo pagare il palco, abbiamo più importante spese. Ecco, se li vedete, sono nostri. Adesso lo vogliamo ripetere tutti insieme, è facile, un po' romana forse. Dai! Siamo! Vedo solo bello e vedo solo buono finalmente, dopo 15 anni di cattivo gusto. Grazie a tutti! Viola e ai lavoratori, il presidio continua, non abbiamo intenzione di fermarci oggi, finché
non si inizia a parlare seriamente di lavoro. Grazie a tutti. Prima di tornare alla musica vorrei fare un grosso applauso, ma grosso, a tutti quelli che si sono adoperati in queste 3 settimane nelle pagine Facebook e nel blog per far sì che questa manifestazione si realizzasse. Gente che ha lavorato 20 ore al giorno, gente che è gratis, gratis. Un applauso grandissimo a tutto, a tutta la rete, a questa intelligenza collettiva che è sparsa in tutta Italia. Grazie, sentite, questo applauso è per voi. Al fare politica rispetto all'idea di fare politica e quello che vuol dire politica con la P maiuscola, quando ero piccolino così e penso lui è ovvio che è politica. Ok, no, però lo rivendico, sono contento di fare politica in questo modo e non in un altro. La sintesi che è stata richiesta come obiettivo di questa apparente forse tripartizione, o comunque non apparente ma non insormontabile tripartizione che io per primo ho coniato, quindi me ne prendo carico, la sintesi è anche il mio scopo e anche sono sicuro degli altri redattori delle mozioni, perché noi siamo, come diceva Stefano, Stefano Lentini, siamo un'unità e si vede da come agiamo, a parte qualche sbandamento in curva operativo, che magari se ci dotiamo di qualche strumento un po' più furbo evideremo in futuro, ma siamo un'unità perché vogliamo più o meno la stessa cosa. Se ci siamo in questo momento triforcati è per poi tornare con una maggiore portata d'acqua a scorrere tutti nello stesso alveo, quindi ci mancherebbe. La proposta operativa che mi chiedeva Alberto di fare a nome di tutti e tre è che una volta che questa assemblea, alla fine di questa serata, avrà deciso, e lo deciderà l'assemblea, che comunque dalla prossima volta noi dovremo partire con 2 o 3 documenti in cui ci riconosciamo, che siano un manifesto, un regolamento di 2 righe, 3,
e un piano d'azione per i prossimi 2-3 mesi, che questo manifesto sia scritto non dalla mozione che vincerà se ci contiamo, ma che sia scritto in bozza da un tavolo di lavoro che da stasera a lunedì si riunisce tutte le sere, non mangia e non dorme, in conclave finché non lo scrive, e che l'assemblea lunedì prossimo lo emendi, lo lavori, lo rifini. Impegno a presentarlo per sabato su internet, che sia leggibile domenica da tutti. Ma quando dobbiamo dormire? Sì. Oh, ancora due cose, scusate, quindi, sì, un minuto. L'aggregazione che chiedeva Roberto, che diceva che la mia roadmap, diciamo, potrebbe portare a un suicidio, è bellissima, è riuscita a Nobby Day perché abbiamo sculato, diciamo, la compresenza di una grande parola d'ordine, Nobby Day, e non lo sculi tutta la vita, uno slogan così funzionale come Nobby Day, che matchava con l'aspettativa della gente di poter scendere in piazza. A valle di questo, o ti viene in mente, sì, però non lo fai sempre, o ti viene in mente un'altra formula magica come la Coca-Cola, oppure cominciamo a far fruttare l'intelligenza collettiva che siamo. Quello che propongo io è soltanto di dotarci degli strumenti per farla fruttare meglio possibile, perché abbiamo visto che stiamo andando un po' troppo lunghi e lenti sulla scorta di questo mito originario. Dobbiamo creare un altro di mito originario, ma non ci viene in mente così. Dotiamoci degli strumenti per far fruttare l'intelligenza. Non è uno statuto. Per adesso basta così, grazie. Se mi sentite non userei il microfono perché gesticolo e non mi sentireste comunque. Sono contenta di venire dopo l'intervento di Emanuele, perché mi ha fatto un po' arrabbiare. Io sono venuta qui per dire che sono felice di quello che è successo fino ad oggi. Io che non ho mai fatto politica, e che se anche la volessi fare adesso non saprei dove e con chi, io che sono una cittadina informata, con una coscienza civile, e che non mi sento rappresentata né da questo governo né dalla società culturalmente, quindi una società in cui la forma è più importante della sostanza, in cui la cultura non è più un valore. Il popolo viola a me ha dato una risposta, ha colmato una lacuna che sentivo, che mi faceva sentire sola. Quindi già solo il fatto di non essere sola, di non sentirmi sola oggi, ma non perché sto qui in assemblea, se anche fossi stata in piazza sabato con una sciarpetta viola da cui non mi separo mai, tranne ora, per cui mi dico identitaria, ma sono d'accordissimo con la sintesi che abbiamo detto fino adesso, non mi sarei comunque sentita sola anche arrivando in piazza da sola, vedendo gli altri viola. Ecco, quindi il popolo viola esiste, risponde a un'esigenza che tantissime persone sentono, e abbiamo mille prove di questo, e ha costruito qualcosa fino ad oggi, cioè quello che il popolo viola è diventato è già qualcosa. Ci sono prime pagine di giornali, articoli di Curzio Maltese che dice che il popolo viola è il riferimento per l'Italia indignata più dei partiti e dei sindacati. C'è Bergassola che fa delle battute a parla con lei, battute che devono essere con me. Sì, però in realtà si parla con lei. Che devono essere fulminanti, che tutti devono capire, e fa una battuta sul popolo viola. Quindi il popolo viola esiste, la gente inizia a conoscerlo. Ora, per me l'esigenza oggi più importante di qualsiasi altra paura, di qualsiasi rischio, è non disperdere questo. Cioè, noi abbiamo costruito qualcosa, più voi che io sono arrivata dopo, avete costruito qualcosa che non dobbiamo disperdere. E se continuiamo ad agire come stiamo agendo, e anche qui purtroppo abbiamo delle prove, e sabato scorso ne è una, non andiamo da nessuna parte, perché l'unico modo per fare le cose, e il fare è assolutamente l'esigenza, ma per fare le cose qualcuno deve prendersi la responsabilità, bisogna delegare le responsabilità. Succede nelle aziende, succede nei partiti, succede dappertutto. Poi il modo in cui si delegano queste responsabilità deve essere il nostro sforzo, deve mettere d'accordo tutti, quindi responsabilità in aree ben definite, per tempi stretti, quello che volete, rivedibili, soggette a continuo controllo, eccetera. Ma bisogna che qualcuno possa decidere qualcosa, altrimenti siamo immobili. Sabato scorso non è successo niente, abbiamo perso un'opportunità. E se io sabato scorso fossi stata in piazza con la mia sciarpetta viola e non avessi conosciuto Paolo, Emanuele, Gianfranco e chiunque altro, io avrei detto ok, non sono più sola, c'è tanta gente, ma appunto cos'è il popolo viola? Perché chi chiede come iscriversi al popolo viola lo chiede perché noi non siamo mai stati chiari. Noi sì, diciamo siamo un movimento, ma questo famoso manifesto deve dire proprio questo.
non ci si deve, non ci si scrive, è un sentimento, è vero, è un'emozione, è un colore, quello che volete, lo dobbiamo dire, la gente lo sa, la gente capisce, la gente si sente parte del popolo viola e a quel punto diventiamo inclusivi, che è assolutamente un'esigenza. Io vorrei che tutta Italia fosse viola. I movimenti locali sono importantissimi, secondo me ci stiamo lavorando poco. Niente, volevo dire questo, che dobbiamo superare le nostre differenze, perché comunque la diversità è un valore, mettiamole insieme, troviamo una sintesi, ma andiamo avanti, non restiamo immobili, perché è la cosa peggiore che possiamo fare. Che ha, scusa, anticipo, presentato un documento postato in mailing list che quindi molti di voi hanno avuto la possibilità di leggere. Ma visto l'esperienza dell'altra volta, qui non si dà per letto niente, quindi lo leggo, non il documento, ma leggo la cosa che vorrei mettere ai voti alla fine di questa assemblea. Quindi leggo le 16 aree, le 16 funzioni in cui penso che uno staff di servizio al popolo viola di Roma si possa articolare nel prossimo trimestre, e leggo anche le coppie di persone che ho pensato più utili, per come vi ho conosciuto e mi ci metto pure io, a svolgere questa mansione. Dopo che l'avrò letta, magari appuntatevi, se sentite il vostro nome, io ti parlo di me, perché chiaramente la condizione sine qua non perché questa proposta passi è che i nominati dicano mi va bene, oppure invece che se dicono no, non mi va bene, non è per me, se qualcun altro che non è stato nominato dica allora mi ci spendo io. Gestione dei contenuti della pagina Facebook Roma e Popolo Viola e di una newsletter che al momento non c'è, Paolo Andreozzi e Daniela Pellegrini. Rapporti con i gruppi locali e con la rete nazionale, Gianluca Palma e Emanuele De Pascale. Rapporti con i partiti e con le associazioni, Virginia Romano e Lucia Ciarmoli. Rapporti con la società civile e le culture, parliamo sempre di Roma, non per adesso non andiamo a conquistare il mondo. Luca Paolino e Giorgia Oia, e questa tutta è l'area contatti. Poi, valorizzazione del potenziale del gruppo e dei singoli che ne fanno parte, compresa la supervisione dell'avventura BioLive, Sara De Santis e Giovanni Gugliantini. Regole per la validazione delle decisioni e per la risoluzione dei conflitti, Alberto Palazzi e Stefano Consalvi. Le soluzioni informatiche, Luigi Selmi e Lino Cybernetic Tomano, e questa è l'area gruppo. Autofinanziamento, dallo stoccaggio del merchandising alla Questo in piazza, Alessandro Tuffu e Maria Patella. Cioè, ci sta e salva la vita al movimento. Tesoreria e contabilità, compresi i rapporti economici con 512, Stella, Cecilia, Tilli, Maggi e tutti i nomi che si è data nel corso della tua vita, e Aldo Rotolo. E questa è l'area finance. Le grandi manifestazioni, dall'idearle a renderle possibili in sinergia col mondo, Gianfranco Mascia e Gabriella Magnano. Le violazioni, che sono il nostro marchio di fabbrica, se vogliamo, Carlo Cosmelli e Bibi Cattaruzza. L'ufficio stampa, Enrico Cugino, Puoti, Peones e altri cognomi, e Francesca Addei. Ci ha rifiutato gentilmente. Ora lo dici. Linea grafica e immagine, possibilmente coerenti tra loro, ma visti i personaggi è difficile, Ginevra Tosoni e Giuseppe Magri. Consulenza legale e consulenza marketing, ossia la prima per dirci ciò che non va fatto e la seconda per ricordarci che quello che non facciamo abbastanza, Ernesto Ruffini e Valentina Manosia, e questa è l'area comunicazione. Ultimi, nell'area coordinamento, portavoce e frontman o woman, da spendersi preferibilmente ma non esaustivamente, Stefano Lentini e Giulia Schietroma, che sta da qualche parte. Coordinatore e stratega dello staff non fosse altro che mi ha soffiato la vittoria alla gara tra le emozioni, perché la sua ha vinto e la mia è finita in fondo alla classifica, si cuccherebbe secondo me questa rogna Emanuele Toscano e Francesco Nizzoli. Ora ribadisco che questo pool di 32 persone è un pool a servizio di e giammai con potere su, quindi si differenziano dagli altri semplicemente che sono dei terminali di rotture di coglioni telefoniche e di email per ricevere proposte e per essere monitorati se quello che gli è stato detto di fare lo facciano oppure no. Penso che alcune decisioni nel dettaglio tutti questi responsabili delle rispettive funzioni possano prenderle
con il piccolo gruppo che si saranno costituiti, perché chiaramente non sono soltanto 32 persone quelli attivi del gruppo di Roma. Un minuto? Ho finito. Come volete? Ok, grazie. Per alcune decisioni un po' più coinvolgenti della singola funzione delle 16 colletto è normale che questi responsabili appunto coinvolgano responsabili e il pool delle altre, con una organizzazione che io chiamo a geometria variabile, perché ci può essere un'azione da fare e contemporaneamente comunicarla bene, contemporaneamente difenderla da attacchi strumentali dei partiti, contemporaneamente condividerla con altri gruppi locali, contemporaneamente con altre associazioni. In questi casi le decisioni sono trasversali a più funzioni. E poi ci possono essere delle decisioni di grande momento, tipo una manifestazione nazionale come quella che ha pensato l'ineffabile Mascia, che richiedono contemporaneamente l'adesione di tutto lo staff. Io non sapevo di questa proposta, la ritiro. Perché se non c'è una condivisione, non soltanto dell'idea, ma della percezione del lavoro pesante che ci aspetta per passare dall'idea al fatto, Mascia la fa da solo, ossia non può farla con noi. Se invece noi condividiamo l'idea che c'ha Mascia, tutto lo staff, raccogliendo dai rispettivi attivi che si spendono tutti i giorni nelle rispettive funzioni, dice sì, si può fare, facciamolo. Chiedo allora alla fine dell'assemblea di votare su questo, su questa proposta che lascio qui, però ce l'avete, emendata dei no grazie e arricchita dei allora io, grazie. Dunque, non farò chiaramente proposte di chi fa cosa, perché le ha fatte Paolo, mi sembra anche con una certa perizia, e vorrei solo approfittare di questi 4 minuti per ribadire la mia convinzione, che spero sia anche la vostra, dell'importanza di darci questa forma di organizzazione. Ci sono delle cose che sono buone o cattive, non in sé, ma per come si usano, e sono convinta che l'organizzazione, la forma, quello che vogliamo, come vogliamo chiamarla, sia una di queste. E sono altrettanto convinta che in questo momento storico, per come il popolo viola si è formato, è andato avanti, e quello che è oggi, sia davvero il momento per dare questa svolta. Lo dico anche con una certa emozione, nel senso che io penso che oggi qui stiamo assistendo a, se succederà quello che spero, a qualcosa, una specie di nascita. Diciamo che il popolo viola è nato, cammina con le sue gambe, però la forma che gli daremo, se gliela daremo, gli darà uno scheletro, e quindi la colonna portante, la colonna vertebrale. Io non voglio che il popolo viola resti un invertebrato, come bellissimo è finora, quindi un movimento fluido, orizzontale, spontaneo, bello sicuramente, però temo che se non riusciremo a dare questa svolta disperderemo il potenziale enorme che abbiamo costruito. Quindi volevo dire questo, volevo dire che per esempio quello che è successo il 27 febbraio, che molti di noi portano come esempio negativo, e anch'io assolutamente, il 13 marzo, non sarebbe successo se ci fosse stato un responsabile del merchandising, non so se Tuffo accetterà, avremmo avuto bandiere da sventolare e magliette da vendere, cosa che non avevamo. Se ci fosse stato un responsabile delle violazioni, che non so se Carlo accetterà, ci sarebbe stato forse quel bellissimo serpentone viola che tutti abbiamo immaginato e nessuno ha visto, o altre cose più belle, meno belle, ci sarebbe successo qualcosa, non avremmo perso un'occasione. I viola c'erano, ma si vedevano solo. Eravamo più noi viola degli altri. Le sciarpe viola c'erano, l'ho detto già all'altra assemblea. Secondo me, chi era lì e ha visto le sciarpe viola intorno a sé è stato contento. Se io fossi stata lì senza conoscere voi, sarei stata contenta. Non so per quanto mi basterà a me come cittadina, che so, sento ogni tanto parlare del popolo viola. Il popolo viola, secondo me, deve diventare un soggetto di un soggetto parlante, un soggetto pubblico, un soggetto che viene interpellato non una volta ogni tanto quando fa una manifestazione, ma anche ogni giorno quando succede qualcosa. Che ne pensa il popolo viola? Io mi riconosco in quello che il popolo viola pensa, io faccio parte del popolo viola, non faccio parte di, non so, persone, okay, che si riconoscono in valori ogni tanto in manifestazioni singole. Credo che sono state dette cose oggi, tra l'altro,
sì, passare dalla protesta alla proposta. Secondo me la direzione è questa, così lo facciamo. Non giocare di rimessa, giocare di proposta, sì, lo faremo così, perché se ci sono delle responsabilità chiare, se ognuno sa a chi rivolgersi, il signor Marcello che non sapeva, non aveva un interlocutore, a chi rivolgersi quando vuole fare una cosa, è tutto più semplice, è tutto più chiaro, le cose succederanno di più con la stessa freschezza e spontaneità con cui sono successe ora. Io sono convinta. Io vorrei dire che vorrei invitare tutti, ho sentito molti interventi a favore, io sono a favore dell'organizzazione da sempre, spero che quelli che non lo sono, a parte un paio che hanno già parlato, non stiano in silenzio, cioè vorrei sentire solo interventi a favore, poi magari scoprire votando che invece c'è una parte che non è d'accordo, si tace. E se invece siamo tutti d'accordo, comunque l'organizzazione per è stata votata, bisogna riempire con l'organigramma, perché solo mettendo i nomi, e su questo infatti per favore mi riallaccio a quello che ha detto qualcuno, per favore un po' di silenzio, per favore, solo se usciremo da qui con delle persone che faranno delle cose con i nomi giusti nelle caselle, le cose succederanno, perché da quando l'organizzazione è stata votata di fatto non è successo nulla. E secondo me, ed è il motivo per cui sono a favore dell'organizzazione, non succederà nulla finché non decideremo di andare avanti. Parlando prima fuori, ma anche alcuni interventi prima del mio, si è detto ci sono stati altri movimenti, è già successo. Questo momento che stiamo vivendo è un momento assolutamente a sé stante, è un momento che l'Italia per fortuna non ha mai vissuto e che va superato. Quindi un movimento come il nostro, che riesce a fare, perché l'obiettivo per tutti è fare, non è diventare un'azienda, non è organizzarsi, non è, l'obiettivo finale è fare, che passa attraverso, secondo me, un organizzarsi, un darsi la forma. Quindi il mio sogno è che il popolo viola diventi quello che manca in questo momento in Italia, e che non dobbiamo avere paura di fare al posto dei partiti dell'opposizione, perché di fatto l'opposizione non c'è, non lo fa. Serviamo noi, serve il popolo viola, ed è nato il popolo viola per questo. Quindi io la paura di tutte le paure le metterei da parte, la mia paura è che tutto continui come finora sta succedendo, che non cambi nulla, e quindi noi possiamo fare qualcosa in questo senso. Dobbiamo diventare, appunto, qualcuno ha parlato di creare un'opinione pubblica, essere noi l'opinione pubblica, mi concentrerei su questo, su questo dobbiamo lavorare da oggi. Giusto così, un richiamare l'attenzione su quello che effettivamente potrà succedere e che finora non è successo. Il popolo viola potrà dire la sua quando succede qualcosa, perché ci sarà un ufficio stampa, perché ci sarà una linea di comunicazione, perché ci sarà una strategia. Finora non l'abbiamo fatto, dal 27 febbraio è successo pochissimo ed è veramente un peccato. Potremmo avere una newsletter, informare, aggiornare, coinvolgere, cosa che adesso non facciamo. Potremmo dialogare con i partiti, perché se qualcuno ci chiamerà a parlare di qualcosa, sapremo cosa dire, sapremo chi mandare, l'avremo deciso insieme, sarà chi andrà uno strumento, ma ci andremo. Fino ad oggi ci siamo autocastrati e non ci siamo andati. Potremmo parlare con gli altri gruppi viola, potremmo dare loro il nostro esempio, potremmo andare in assemblea nazionale, se e quando ci sarà, con delle proposte, con un'esperienza diversa, probabilmente, speriamo, positiva, e dire agli altri che abbiamo fatto noi e vedere se lo vogliono fare anche loro. E tutti potranno avere spazio, secondo me, se questo andrà avanti, in questo senso le cose miglioreranno, tutti potranno avere il loro spazio, tutti potranno fare, magari sotto una vita un po' più precisa, quindi si darà spazio alle persone, si valorizzeranno le persone. Abbiamo questi 3 anni, speriamo siano meno, non possiamo smettere di sperare in qualche miracolo extra, non so, extraterrestre forse, che si inghiottisca Berlusconi, però se abbiamo 3 anni, questi 3 anni dobbiamo fare. Quindi, per questo infrangimento
legge sia ereditario e sia elettivo, usurpatore o legittimo, buono o tristo, uno o molti, a ogni modo chiunque ha una forza effettiva che basti a ciò fare è tiranno. Ogni società che lo ammetta è tirannide. Ogni popolo che lo sopporti è schiavo. Ora, la tirannide, se guardiamo la storia della nostra specie sulla Terra in tutto il suo svolgimento, è purtroppo la regola, il diritto è l'eccezione. È una storia molto lontana. Soltanto negli ultimi 2500 anni l'uomo ha regalato ai viventi, di cui pure fa parte, un'idea rivoluzionaria, ossia che i conflitti tra gli appartenenti a una società non si dovessero risolvere per forza con la forza o con la abilità o con la ferocia di un cittadino contro un altro, ma con un contratto condiviso tra tutti. Questa è un'idea rivoluzionaria che comincia da molto lontano ed è costato tantissima intelligenza e tantissimo sangue. E passa per Spartaco, per Gesù di Nazareth, per la Magna Carta, per le lotte per la terra di Pugacioff, di Thomas Munzer, e arriva fino alla presa della Bastiglia. Ed è un vero regalo di generosità che l'Homo sapiens fa a tutta la terra quando riesce a metterla in pratica. Ora, letta così, la storia dell'Italia negli ultimi anni non è nient'altro che il riemergere di alcuni animali istinti, di alcuni feroci appetiti, di chi non accetta che il suo potere precostituito, arrogante, possa essere limitato da una legge che valga per tutti. Ora noi dobbiamo lottare contro questi feroci appetiti, caimaneschi appetiti. Lo dobbiamo per noi, per i nostri padri costituenti, per i partigiani che sono morti per cacciare il fascismo da questo paese e per l'intera storia di questa idea di libertà e di diritto condiviso che qualcuno in questo paese proprio non accetta. Il nostro avversario si trucca di modernità, della sua plastica televisiva, ma in realtà è lui vecchio, sotto il cerone che mette sulle sue nuche. C'è in realtà l'aspetto raggrinzito di una mummia. Questa idea del potere è degna di un faraone, di un satrapo, non della modernità. I moderni siamo noi. Guarda un po', per fortuna soffia un vento nuovo di risveglio dei cittadini democratici in questo paese. E questo vento, soffiando via la maschera di modernità, disgregherà le rughe del faraone come cenere e nel vento, come cenere, lo confonderà con la sabbia.